Buongiorno, questa mattina ci svegliamo con Chiappucci. Cosa ci puoi dire del tour Calabro intanto? Beh, sono stati due giorni impegnativi, perché comunque io ricordo i bei ricordi della Calabria anche come corridore. Scendere per un po' parlare della mia storia, del ciclismo, di quello che è stato un po' il cambiamento di questo sport, è bello, perché ho visto anche il coinvolgimento della gente e questo mi ha fatto molto piacere. Sono stati due giorni significativi, sperando di dare un'impronta anche alla mia venuta qua. Spero in un futuro che ci rivediamo. Sì, io credo di sì, perché qua c'è tanto da fare. Io credo che quello che si può fare, io ho delle caratteristiche adeguate per far sì che questo si possa avverare. Anche per me è qualcosa di particolare essere in un territorio diverso dal mio, ma poter trasmettere emozioni, poter raccontare tutto quello che è la storia dello sport, avendo esperienza e un bagaglio tecnico importante, potrei farlo bene. Io ti voglio fare una domanda, me la sono sempre chiesta. Il Sestrier, ma cosa è scattato in testa? Il Sestrier è stata una montagna così talmente importante per me che l'ho vissuta come un qualcosa che dovevo centrare con l'obiettivo. È nato così, per caso, perché io quella tappa sì, volevo vincerla, ma non avrei mai potuto pensare che potesse e sarebbe diventato qualcosa di storico, e rimane tuttora storico. E da questo si vede, l'ho visto nel tempo. Più gli anni passano, più ti rendi conto quanti anni sono passati e nessuno è più riuscito a emulare e a fare quello che io ho fatto. E questa è la bellezza di questo sport. I nuovi giovani, cosa ci puoi dire? Ai giovani bisogna solo dire di avere questa caparbietà e voglia di fare, perché se ci metti passione si può arrivare dappertutto. Io con la passione ho fatto tutto. Non vedo i dualismi che c'erano allora, ti ricordi? Mosè, no, non c'è più dualismi, perché il ciclismo moderno ha cambiato il modo di interpretare il ciclismo, e quindi i campioni, che potrebbero essere dei dualisti, fanno delle programmazioni diverse, quindi non si incontrano più. Invece noi in tutte le gare eravamo in competizione, cioè eravamo nelle corse in linea, in corse a tappe, in qualsiasi momento noi eravamo in competizione. Della Milano-Sanremo? Milano-Sanremo rimane un'altra cosa storica per quanto mi riguarda, perché comunque quando io ho vinto nel 91 questa classica è rimasta tale da allora, perché dal 91 perché più nessuno vince una Milano-Sanremo in fuga come ho fatto io. E questo è un altro fiore all'occhiello delle mie gare. Ti ringraziamo e speriamo di rivederci presto. Certamente.